Partono i nuovi corsi per genitori e neogenitori organizzati dal Centro per le Famiglie. Corsi che, come ogni anno, spaziano su diversi temi che soprattutto sono orientati ad aiutare le mamme e i papà appena nati ad approcciarsi ai cambiamenti della loro nuova vita. Particolare attenzione quest'anno sarà inoltre dedicata al tema della solitudine e del lutto. Il lutto del divorzio, della perdita del lavoro, di una persona cara o dell'animale di famiglia. Come spiegarlo ai propri figli? Faremo degli interventi rivolti alla neogenitorialità, quindi dallo 0 a 16 anni indicativamente. In particolare da novembre partiranno alcuni incontri dedicati, anzi lunedì mattina come li chiamiamo noi, dedicati ai genitori, in particolare alle mamme perché sono quelle che prendono la maternità. Nello 0-1, cioè quindi con bambini 0-1 anno. Ci saranno altri incontri che troverete sul nostro sito, su questi volantini che abbiamo stampato e da oggi pubblicizzeremo un po' in tutti gli spazi per i genitori, dedicati sempre al sostegno alla genitorialità 1-3 anni indicativamente. Ci saranno anche incontri per genitori sulla comunicazione in coppia con i nonni, eccetera. Ci sarà in collaborazione e c'è sempre stato ciclicamente il massaggio al neonato, quindi 4 incontri qui presso il Centro per le Famiglie insieme ad un'assistente sanitaria del consultorio familiare, e ci saranno vari appuntamenti anche dedicati, come dicevi, al lutto. Cioè, abbiamo questa collaborazione con l'associazione Rivivere, abbiamo aperto uno sportello di sostegno alle persone che stanno attraversando purtroppo un lutto, quindi la morte di qualche caro, ma è anche rivolto questo sportello, non so, agli insegnanti o comunque chiunque abbia la necessità di confrontarsi su questo tema per aiutare una persona cara o un bambino ad elaborare meglio il lutto. Ci sarà una conferenza specifica su questo il 4 di novembre, se non ricordo male, a Favenzia Sales, dalle 20.30 alle 22.30, col professor Campione, che è il fondatore appunto dell'associazione Rivivere ed è un esperto tanatologo, e parlerà proprio di come aiutare i bambini nell'affrontare il lutto, quindi per non essere lasciati solo nel lutto. Questo è un po' il tema. Poi ci sarà anche una serata dedicata a dicembre, dedicata appunto a coloro che hanno perso il lavoro, in particolare le persone in cassa integrazione o mobilità o chiunque debba rimettersi in pista, perché da gennaio apriremo appunto uno sportello di sostegno sempre psicosociale per le persone che hanno perso il lavoro per rilanciarsi, e a marzo ci sarà questo convegno sempre tenuto dal professor Francesco Campione sulle separazioni, perché questo è un altro lutto che le persone devono in qualche modo, alcune persone si trovano ad affrontare. A proposito di separazioni, invece a novembre partiremo, il 6 di novembre parte un gruppo per genitori separati sulla genitorialità, cioè quindi non è tanto elaborativa dell'esperienza di separazione, ma come posso vivere io oggi da genitore separato e come posso prendere delle decisioni, avere degli atteggiamenti e dei comportamenti utili perché i miei figli e io come genitore ci sentiamo bene in questo nuovo. Per alcuni è una scelta, per alcuni è un pochettino più subito, questa nuova vita, no? Questa nuova vita che ci si trova ad affrontare da separati. Ecco, appunto, filo conduttore di molti di questi corsi è sconfiggere la solitudine in cui spesso si trovano i genitori. Assolutamente sì, sia nel gruppo di genitori separati, sia nei nostri gruppi li chiamiamo anche di mutuo aiuto, perché c'è un esperto, ma poi i genitori si possono anche trovare da soli nel momento in cui hanno la voglia, la necessità di continuarsi a confrontare, e c'è sempre uno spazio aperto perché le persone possano aggregarsi, possano confrontarsi su temi comuni, che può essere l'arrivo di un bambino, quindi le difficoltà e le gioie di questo momento. Anche le difficoltà, perché sempre più spesso noi abbiamo questo sportello di consulenza educativa dedicato appunto ai genitori che hanno bisogno di confrontarsi sulle questioni educative, sul rapporto tra di loro come genitori, perché anche molte coppie purtroppo vanno anche in crisi perché magari hanno stili educativi diversi, perché i ruoli cambiano, e quindi abbiamo questo sportello dedicato con un pedagogista, con alcuni pedagogisti che collaborano con noi come Centro per le Famiglie per dare un sostegno alla genitorialità. E qui
questi genitori ci chiedono sempre più spesso la possibilità di confrontarsi con altri genitori, perché un po' fa sentire meno diversi, perché si esce dall'idea sono solo io che ho questi problemi. In realtà, vedendo che ci sono anche altri, mettendo insieme le idee e le esperienze, abbiamo già avuto possibilità di vedere che i genitori ne sentono un gran beneficio e riattivano quelle risorse che comunque ci sono dentro tutti i genitori, che magari in un momento di difficoltà fanno più fatica ad emergere. Federico Lega, per Faenza Web TV.